Io penso. Sta più giù. Sì. La scuola si incontra cantando a Montecatini Terme, un festival primavera internazionale, loro già stanno cominciando a salutare. Entriamo all'interno del Teatro Verdi, loro sono in tuta ma gli altri sono tutti vestiti in grande stile, questi cori conosciamoli, si incontrano, si scontrano, facciamo un saluto! Eccoci con Lorenzo Donati, stiamo parlando piano perché siamo live, c'è un coro che si sta esibendo, siamo a Montecatini, dicevo, e abbiamo il direttore artistico Lorenzo Donati. Che ci racconti di questo bel evento che avete portato, perché tu Lorenzo sei di Arezzo, sì. No? Spiegaci un pochino com'è nata questo festival. Sì, no, io festival. Sono aretino, toscano, però questo festival nasce dall'organizzazione FENIARCO, che è la Federazione invece dei Cori Nazionali, insieme alla Federazione dei Cori Toscani, che è l'Associazione Cori della Toscana. È un festival che abbiamo portato dapprima in Maremma, è stato per i primi anni, per le prime edizioni a Follonica. Poi li abbiamo spostato qua e abbiamo trovato un'organizzazione e un'accoglienza straordinaria. Sono tanti anni ormai che veniamo a Montecatini e questo festival sta crescendo sempre più. Abbiamo tra questa settimana e la prossima circa 1600 passaggi, per cui ragazzi che vengono stanno con la propria scuola, col proprio coro scolastico, 3 o 4 giorni vengono qua per studiare, per cui non è una vera e propria gita. Viene vissuta come gita perché vengono a divertirsi, vengono a fare magari una gita verso Firenze, anche mezza giornata a Pisa, però di base vengono qua per studiare. I ragazzi che si esibiscono adesso hanno fatto 9 ore di studio in 2 giorni di canto, più le prove di stamattina, più il concerto, per cui alla fine hanno poi cantato con il loro coro, alla fine in 3 giorni cantano circa 20 ore, per cui non è proprio una vera e propria gita. Questi cori sono legati alle scuole o anche a istituzioni religiose che spesso magari uno associa, no? Tendenzialmente sono cori scolastici, alcuni sono cori di scuole di musica, abbiamo avuto in un caso un coro di un istituto religioso, ma altrimenti sono tutti cori scolastici. Questo è proprio il festival di primavera e il sottotitolo è La scuola si incontra cantando, cioè tutte le scuole d'Italia si incontrano qui a cantare insieme, perché il coro che vedete ad esempio è un coro formato da 4 gruppi diversi, per cui si crea un coro di 100-120 ragazzi con docenti internazionali. La docente che sta dirigendo in questo momento è slovena, studiano musiche che non hanno mai fatto prima, per cui si incontrano studiando con un docente straniero o italiano, è un modo per farli incontrare, per far capire anche a loro da che tipo di mondo possono arrivare le musiche, per cui possono fare musica zulu, musica slovena, italiana, canti popolari antichi. I canti di musica leggera, fanno un po' di tutto, è un modo per incontrarsi attraverso la musica. Quindi non solo un'esibizione, ma studio e anche incontro attraverso la musica. Certamente. Allora, chissà, l'anno prossimo sarete di nuovo a Montecatini? Sì, certamente. Ha detto di sì, ha confermato il direttore artistico. Grazie. Grazie a voi. Allora siamo al Festival del Coro, voi di dove siete? Di Nocera Inferiore. Nocera Inferiore? Di Salerno. Hai fatto bene. Ecco, così abbiamo capito, provincia, cioè paese e regione. Italia. Sì. Allora, il vostro coro ha un nome? Iris Voci Bianche, di Nocera Inferiore. Degli Atelier invece Giro il Mondo, canto il mondo. Giro il Mondo. Come mai avete deciso di partecipare a questo coro, di iscrivervi? Una alla volta, lo dice prima lui. Ci piace cantare. Lui ti piace cantare. Stessa cosa. Abbiamo una grande passione e quindi abbiamo deciso di venire qui a partecipare a questo grandissimo festival. Ho capito, ma non c'è qualcuno che non voleva e magari l'ha forzato il papà, la mamma? No, siamo tutti venuti qui per divertirci e non per essere forzati perché non c'era nessuno a casa. Quelli che non volevano venire non sono venuti. No, questi sono, no, ma vi rendete conto, la campagna, hanno una chiacchiera questi
qui? Tutti attori, cantanti. Non sono potuti venire alcuni. Alcuni non vogliono venire. E questa signora qui a chi è? Una mamma? Che... La nostra corista. Ah, la nostra corista. Corista Laura. Attrice. Loro sono loro i direttori, hanno una chiacchiera. Come no? Questi sono bravissimi. Poi questo gruppo qua di maschietti percussionisti si sono prestati subito per qualsiasi cosa. Suonare il flauto, suonare il bongo, gli strumenti, le maracas, tutto. Ma forse voi del sud, specialmente zona Napoli e dintorni, ce l'avete nell'anima, il canto, la musica? Io non sono, io sono di Ancona, però loro ce l'hanno. E che ci fa lei con tutti questi campani? Io sono stata la loro docente dell'atelier. Grazie comunque, buon lavoro. Ciao ragazzi. Possiamo dire una cosa a tutti? Ma diciamola pure. È un sogno che diventa realtà. Oh, ci rimproverano. Ci rimproverano. Allora, dopo la campagna, dopo la, gli amici qua, voi di dove siete? Di Salerno. Pure voi di Salerno. Allora, voi le bambine, ma perché avete deciso di partecipare, di iscrivervi a un coro? Perché comunque, cioè, si canta, cioè, cantare è divertente. Okay. Ma tu ambiresti a diventare una cantante famosa in un futuro? Questo proprio no, perché non mi sento di fare, cioè. Nemmeno voi? Io no. Mi sento così brava. E tu invece? Io no, non è nei miei progetti. Ti piace cantare non da solista, è bello in coro? Sì. Ok, fate un saluto a tutta l'Italia. Ciao. Voi siete in fila qui per il bagno, per la pizza, per la mensa? No, ci dobbiamo esibire. Ma io stavo cercando dei genitori, genitori, mamme. Ah, voi siete tutti genitori? Sì. Da dove viene lei, signora? Da Salerno. Ma tutto Salerno c'è qui, anche lei Salerno? Sì, Salerno. Salerno, Salerno. Praticamente Montecatini è diventata provincia di Salerno. Ma voglio capire una cosa, cosa vuol dire seguire dei bambini che amano il coro, amano cantare? Ci vuole impegno anche per un genitore seguirli? Sicuramente ci vuole impegno anche da parte nostra, e fare l'atelier è stato un modo di stargli vicino mentalmente. Però vedo che siete qui anche voi per cantare. Sì, abbiamo fatto ieri con la maestra Silvana di Salerno un atelier di la mattina e il pomeriggio, e adesso, incrociando le dita, ci esibiamo. Ma vi sentite all'altezza, mamme? Sicuramente. Mamma mia, quanto sono sicura di sé. Anche lei sente sicura? Sì, sì, io sono proprio la prima, quindi devo guidare il gruppo. Non per niente, non. Campani, e sono così loro, ecco. Di dove sei non te lo chiedo, perché ormai ho dato per chiaro che tu sei di Salerno, sono tutti di Salerno. C'è un grande gruppo da Salerno, sì, è vero. Allora, ho trovato un papà, tante mamme, adesso un papà. Noi abbiamo scelto di venire tutti insieme, con la famiglia, con tutti i bimbi. E adesso siamo pronti ad esibirci per l'atelier degli adulti. Ci siamo messi in gioco insieme ai figli per vivere insieme questa bella esperienza. Sicuramente amate la musica, amate il canto. Certo, certo. E questa piccolina come si chiama? Amanda. Amanda, ma sei contenta, sei fiera che il papà, insomma, canta, si esibisce? Sì. Ma secondo te è bravo o no? È bravo. Più bravo il papà o la mamma? Papà. Mamma mia, quante babbona si dice in Toscana. Ok, buon lavoro. Grazie, grazie, ciao. E col Festival di Primavera i ragazzi si incontrano per cantare a Montecatini Terme. Abbiamo capito che soprattutto il sud, i bambini, ma i grandi, amano cantare. Arrivederci, ciao, Montecatini Terme.